violenza, ragazzi, sempre a voi, perché oggi mi trovo spesso in terapia ad avere ragazze che sono anoressiche, oppure ragazzi, io mi occupo anche di disturbi alimentari, quindi di obesità, iperfagia, bulimia e anoressia, e collaboro con la dottoressa anche nutrizionista Irma Arnone, che abbiamo creato proprio un'equipe su questo. Un'altra forma di violenza sottile è data dalla televisione, perché fa vedere continuamente queste donne, no? Magrissime, soprattutto quando nel campo della moda, ma soprattutto donne che sono solamente pronte per soddisfare e sono oggetto, donne oggetto, e sono pronte per soddisfare l'uomo. Vedetevi un video bellissimo, chiedo alle insegnanti casomai di farlo vedere, si chiama Il corpo delle donne di Lorella Zuccanardi, che fa vedere che spesso la donna appunto viene utilizzata come la cornicina della trasmissione televisiva, la donna oggetto, la donna può essere vista anche sotto al tavolino, se vi ricordate la trasmissione di Teo Mamuccari, essere considerate sciocche, no, derise, ma soprattutto anche un'altra forma di violenza, lo sapete qual è? Che le donne sono tutte rifatte. I visi, guardate i visi, perché gli uomini non viene chiesto questo. Le donne purtroppo, altro che mettiamoci la faccia, le donne la faccia da volte se la devono togliere. Le nostre rughe sono figlie dell'esperienza. E i ragazzi questo devono creare sensibilità, perché mi vengono le ragazze a me, anche a 16 anni, che vogliono cambiare il proprio aspetto, il proprio corpo. Una cosa è migliorarlo, sono la prima che si occupa di disturbi alimentari, oppure che può... una cosa è tenerci al proprio corpo, che rientra nell'amor proprio, una cosa è cambiare la propria fisionomica, cioè se noi cambiamo la nostra fisionomica e cambiamo e tradiamo la nostra identità, la nostra anima, basta, perché non vorrei prendere più tempo, vai un po', quindi l'ho accennato questo aspetto. Grazie, andiamo avanti. Questo già avevo accennato prima, non cercate, se un uomo vi fa atti di violenza, non cercate di farlo sentire meglio rispetto al suo comportamento. Commenti del tipo "non è così grave" sono veramente inutili. Spesso purtroppo dobbiamo capire una cosa, ma gli uomini che fanno violenza, ma lì sono figli delle donne. Io questa cosa ci credo veramente tanto. Come li educhiamo i figli? Sono figli delle donne, gli uomini che ammazzano. Ma di chi sono figli? Quindi veramente bisogna partire dalle radici, dall'educazione, dalle basi. E quante mamme giustificano i mariti che fanno violenza? Quante mamme? Ok, quindi commenti del tipo "non è così grave" sono veramente inutili. Se l'uomo sembra sconvolto o pentito, non cercate di farlo sentire meglio. Puoi parlargli delle cose che apprezzi di lui senza togliere la responsabilità per ciò che ha fatto. Lui è importante, ma anche il suo comportamento è importante. Prego, Anna. Un'altra cosa, e poi veramente sono le ultime due o tre slide, indipendentemente da quello che una donna dice o fa, per rilacciarmi a quello dell'insegnante, perché spesso le donne si sentono in colpa, dovete sapere che non è mai responsabile della violenza di un uomo. La responsabilità è solo di chi fa la violenza. Non cercate, appunto, come vi dicevo, soprattutto a quest'età, spesso amore e possesso alla vostra età, ma l'amore è libertà, l'amore è rispetto. Ecco, l'amore è rispetto, l'amore è libertà. Amare qualcuno significa desiderare la sua felicità, amare significa dare, non pretendere e soprattutto non prendere con la forza. Perché qui succede spesso, anche in questa piccola realtà, prima il ragazzo diceva di no, ho avuto tanti casi di persone che ho seguito in zona e mi hanno parlato che sono state prese con la forza dal proprio uomo, dal proprio compagno o dal proprio corteggiatore. Ok, quindi un po' che già l'abbiamo accennato, quindi bisogna partire dall'educazione, bisogna lavorare sulle scuole, bisogna lavorare sui diritti e doveri, togliere i pregiudizi, gli stereotipi, imparare a fare delle scelte, imparare a rinforzare la propria autostima, imparare a fare anche i propri figli delle scelte autonome, imparare le donne a dire di no. Come diceva inizialmente l'intervento dell'insegnante, imparare a non oltrepassare i propri confini, ad amarsi. Anche un altro, l'ultimo intervento che ha fatto l'insegnante dice
diceva: a volte le donne non sanno stare senza un uomo. Anche questo, perché si pensa proprio per l'educazione, la donna non deve stare sola, perché l'errore oggi, sai che cosa si passa? Si passa o sto da sola, la donna, l'uomo, c'è un libro bellissimo che si chiama Autostima Femminile, anche se è un po' scritto un po' troppo tecnico, dice che l'uomo è abituato a guardare l'obiettivo davanti a sé e la donna invece si guarda intorno. Cioè la donna è più di relazione, siamo state educate su questo, ma noi possiamo avere ancora la cultura della cura e dell'attenzione, però questo non toglie rispetto. Cioè la donna non è che o deve essere single oppure deve essere, diciamo, compagna maltrattata, no, la donna deve avere rispetto, deve poter integrare l'amore, la cura, ma soprattutto il rispetto per la propria dignità. Grazie. Grazie alla dottoressa Cancianuccio per il bellissimo intervento. Allora, diamo la parola alla dottoressa dello staff, l'avvocato Anna Marciano. Facciamo un applauso, grazie. Buongiorno, ringrazio innanzitutto la dottoressa Filomena Cagliardi per avermi consentito di partecipare a questo intervento. Ringrazio gli organizzatori, è il secondo anno che viene organizzato questo incontro e lo ritengo di fondamentale importanza, anche considerato che purtroppo al giorno d'oggi, nonostante i continui episodi di violenza, la donna magari non trova il coraggio di denunciare, non trova il coraggio di appunto ribellarsi alla sua violenza, alla violenza che subisce, che oltre che fisica anche e soprattutto psicologica, e per questo continua a subire. Io sono un avvocato anche del Punto Rosa e posso dire appunto che non c'è stato alcun contatto purtroppo di questo Punto Rosa, forse proprio perché le donne appunto hanno vergogna di rivolgersi al Punto Rosa, però nel corso della mia esperienza professionale purtroppo mi è capitato di difendere soggetti appunto che hanno dato violenza. Mi è capitato appunto, mi sono capitati già diversi casi di stalking, così come mi sono capitati diversi casi di maltrattamenti in famiglia. Prima di passare appunto ad illustrarvi gli elementi costitutivi del reato di stalking e appunto del maltrattamento in famiglia, ho portato dei casi e degli esempi pratici di due sentenze appunto in riferimento ai casi che ho trattato, dai quali si evince appunto chiaramente che appunto un fidanzatino respinto poneva in essere atti di stalking nei confronti della ragazza per non aver egli potuto accettare la relazione finita. Appunto il capo di imputazione recita in questo modo: allora, imputato del delitto di atti persecutori di quell'articolo 612 bis stalking, perché con condotte plurime, reiterate e abituali, minacciava e molestava la fidanzatina di cui si era immaginato, stando il rifiuto di quest'ultima di frequentarla e di instaurare con lo stesso una relazione sentimentale. Condotte consistite nel tempestarla quotidianamente e anche in orario notturno di telefonate, SMS, MMS, condotte consistite nel servirla e pedinarla a fine di controllare i movimenti, oppure nel farle credere di essere vicino a lei e di osservarne gli spostamenti, nell'aggredirla fisicamente spintonandola, nel minacciare di uccidersi se non avesse corrisposto al suo amore, nell'aspettarla a più occasioni sotto caso. Questo è un tipico caso di stalking. Il reato di stalking è una delle specie delittuose contemplate dal codice penale e che prevede una risposta sanzionatoria più grave rispetto a tutti gli altri reati di violenza che si possono configurare al giorno d'oggi. Lo stalking, andiamo ad analizzare la parola, lo stalking deriva dal verbo to stalk, appunto pedinare, seguire la donna, e pone in essere una serie di comportamenti che consistono in condotte plurime e reiterate di atti di intrusione nella vita privata della donna, di minacce, moleste appunto tramite telefono o MMS, e appunto nel seguimento della donna e nei pedinamenti. Lo stalking è l'unico reato che a fini della tutela della donna prevede che la querela possa essere esporta entro 6 mesi, a differenza di tutti gli altri reati in cui viene esporta entro 3 mesi, e prevede anche nei casi più gravi appunto l'applicazione di una misura cautelare.
La misura cautelare, che è una misura che viene applicata nei confronti del soggetto che pone in essere questi atteggiamenti e che costituisce una risposta pregressa rispetto alla condanna definitiva che il soggetto, a cui il soggetto è sottoposto. Un altro caso di stalking, appunto, di cui ho avuto purtroppo contezza di occuparmene, relativa appunto sempre ad un marito che, separato dalla moglie, non accettava la fine della relazione e quindi ha iniziato a porre in essere delle condotte protrattesi nel tempo di atti persecutori, appunto consistiti in violenze e molestie, tant'è che la inseguiva con la macchina, la molestava inseguendola, pedinandola, postandosi sotto l'abitazione in qualunque giorno, de ora, della notte, e addirittura è arrivato a danneggiare la porta d'ingresso dell'abitazione. Un aspetto particolare di questo reato si configura quando in particolare la donna, appunto oggetto, bersaglio di vittima di violenze di fisiche e verbali, inizia a modificare le proprie abitudini di vita ed alterare appunto la propria, il proprio modo di essere e il proprio modo di vivere. In questo caso infatti la moglie era arrivata a non uscire di casa e quindi ad aver paura addirittura di avere relazioni interpersonali perché è convinta sempre di essere seguita dal marito. Il codice penale appunto prevede varie fattispecie di tutela nel caso di violenza, quindi a prescindere da questo stalking, appunto la violenza quindi può essere fisica e verbale e quindi viene tutelata anche nel caso di maltrattamento in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale, percosse e minacce. Importante è appunto dare un risvolto pratico a questi casi e quindi incoraggiare appunto le donne a trovare la forza e il coraggio di denunciare, magari anche nel caso di violenze fisiche, di recarsi al pronto soccorso, farsi refertare le lesioni che purtroppo di cui la donna è vittima, in modo tale utilizzando quel certificato del pronto soccorso per poi poter sporgere querela. Quindi lascio la parola perché magari spiegare questi argomenti un po' difficile. Grazie all'avvocato Anna Marciano.